La fine del nuovo, una bellissima mostra itinerante che è stata aperta sabato 21 maggio presso i magazzini del sale di Aris di Rivignano Teor. Insomma, l'arte contemporanea va gustata e capita perché il nuovo ha un suo inizio ma non avrà mai una fine, come ci conferma il sindaco Mario Anzil. Poche settimane fa infatti il complesso di Villa Otellio Savorgnan, di proprietà della regione negli ultimi 30 anni e che ha subito per l'incuria in questi 30 anni una vera e propria devastazione, e come si può vedere in buona parte crollato. Poche settimane... documentare, se si ricorda bene, le prime puntate di Guarda che Stella sono nate qui dentro quando c'erano ancora i rovi. Certamente, voi avete documentato tutta la storia di questo complesso e da poche settimane la proprietà è stata passata dalla regione al comune. Il comune in poco tempo, avvalendosi di tanti volontari che appassionati per i 2000 anni di storia che questi muri offrono, ha intanto tolto i rovi che impedivano addirittura di entrare e ha restituito per la prima volta dopo decenni ai cittadini la possibilità di entrare in questi posti straordinari che hanno vissuto appunto almeno 20 secoli di storia del Friuli. Ecco, si torna a respirare la cultura, la tradizione e la storia di un territorio. Certo, e abbiamo scoperto, grazie alla collaborazione con questa associazione Neo che ha organizzato questa mostra d'arte contemporanea alla fine nel nuovo, che questi luoghi ottimamente si prestano proprio a ospitare anche, poteva sembrare di no ma invece è proprio così, anche a ospitare delle mostre come queste di arte contemporanea. L'importante è iniziare un percorso che porti da qui a più breve tempo possibile al recupero di questo che è un patrimonio davvero di inestimabile valore, uno dei patrimoni di maggior valore dell'intera regione, che però era stato abbandonato per tantissimo tempo e appunto era ridotto in queste condizioni. Bisogna che in tanti si rimbocchino le maniche e diano una mano a questo piccolo comune che si è assunto questo grande onere e questa grande sfida di fare quello che per 30 anni la regione non è stata capace di fare, e cioè di ridare vita a questo che è uno dei posti appunto dove c'è più storia nel Friuli. E questo possiamo dire che è un altro punto a vostro favore per quanto riguarda il progetto della fusione che da qualche anno vede insieme Rivignano Teor in un unico ente. Ma certo, il fatto di avere fuso i due comuni, Rivignano Teor, di averne fatto uno solo, di aver liberato delle risorse, di aver potuto fare delle azioni, ci ha favorito anche nel tentativo di recupero. È chiaro che oggi rientriamo e mostriamo ai cittadini una parte di questo compendio, ma il grosso è distrutto, è crollato, è da recuperare, quindi il lavoro da fare è moltissimo, ma finché non si inizia naturalmente non si potrà fare nulla. Noi con oggi iniziamo un percorso che è difficile, ma riteniamo che sia doveroso tentare di farlo, e se non l'hanno fatto i grandi provano a farlo i piccoli. Angela Piantoni, da assessore alla cultura, lei ha dato un po' il battesimo ufficiale alla riqualificazione in un certo senso dei magazzini del sale, come ha sottolineato il sindaco, primo tassello della ricompleta riqualificazione dell'intera area di Villa Otellio Savorgnano. Certo, è stato un onore e un piacere per me veramente. Era un'occasione da non lasciarsi sfuggire, perché è veramente arrivato il momento di ricominciare a far muovere energia intorno a questo posto e ricominciare a portare le persone, perché il posto veramente è meraviglioso e non ce ne sono di altrettanto splendidi nella nostra regione, a mio avviso. Sì, da poi tra l'altro anche finalmente il Giove Pluvio ha pensato bene di stare alla larga, di portare il sole, giornata calda, tipicamente friulana. Beh, il sole bacia i belli, no? Come si suol dire, la manifestazione è stata splendida e io credo che la cosa più importante, quella che più mi ha colpito, è il fatto che siamo riusciti ad entrare nel cuore dei giovani. Ci sono stati dei ragazzi della nostra comunità che si sono offerti volontari e hanno aiutato ad allestire sia questa tappa sia quella di Villa Manin, e questo veramente aumenta la soddisfazione nei confronti della scelta che abbiamo fatto di aderire a questo progetto. Ecco, approfittiamo anche per raccontare quelle che sono le iniziative di questa primavera estate a Rivignano Teor a livello non solo culturale.
Beh, a livello culturale principalmente stiamo svolgendo la rassegna letteraria Parole a colazione, che appunto si svolge la domenica mattina nelle ville storiche e coinvolge anche i ragazzi della scuola di musica della banda Primavera, che vengono a fare dei piccoli interventi. E quest'anno abbiamo aggiunto anche una data di presentazione di un libro per ragazzi, domani mattina proprio in Villa Commisso Pancera a Chiarmacis. E poi avremo il 18 e il 19 giugno una tappa della rassegna Percorsi diversi in collaborazione con il progetto integrato cultura del Medio Friuli e Villa Aperte domenica prossima, che vedrà per il nostro comune aperta proprio la villa Filaferro di Rivarota di Teor. E allora non resta che dire brindare a questa iniziativa, perché in questo comune si riesce a fare cultura con poco ma dare tanto. Certo, ma anche perché lavoriamo in collaborazione, ci sono sia le associazioni sia le persone. Stasera abbiamo avuto, e bisogna dirlo, l'aiuto della Proloco di Aris, il contributo della Proloco di Rivignano, molte delle aziende del territorio si sono veramente prestate anche dal punto di vista proprio della sponsorizzazione del rinfresco, e dobbiamo dire che c'è sempre la collaborazione di tutti, per cui lavorare, fare cultura è sempre un piacere.